Oggi il TG itinerante è fatta a Castelpoto, città longobarda che dominava su Benevento. Famosa per la salsiccia rossa, ora presidio Slow Food. Dal Sannio Rino Genovese. Rino. Sarà una puntata saporitissima, vi porteremo alla conoscenza di uno degli insaccati più antichi d'Italia. Buon pomeriggio da Castelpoto, la città della salsiccia rossa. Siamo su uno dei balconi che si affacciano sulla Valle del Calore, a soli 7 chilometri da Benevento. E qui da secoli si affinano, nel rispetto della tradizione medievale, le tecniche di lavorazione di una salsiccia dal colore e dal sapore davvero particolari. Ringraziamo i ragazzi del gruppo AMPAS di Protezione Civile, qui a Castelpoto ci sta uno dei gruppi più attivi della Campania e iniziamo la conoscenza di questo bellissimo borgo insaccando e lavorando la salsiccia dei Longobardi, la salsiccia rossa di Castelpoto. Cibo facile da trasportare nei lunghi viaggi per andare in battaglia, ideale per un popolo guerriero, la salsiccia dei Longobardi, la salsiccia rossa di Castelpoto. Arroccato nel borgo che dominava la valle del Medio Calore, il popolo venuto dal nord perfezionò uno degli insaccati più antichi d'Italia. I Longobardi vi fanno conoscere la salsiccia, ma già i Romani avevano introdotto l'allevamento dei suini. Sì, soprattutto dei maiali neri, che in questo territorio sono considerati pregiatissimi, perché ricchi di grasso. Allevamenti condotti ancora oggi in modo tradizionale. Maiali allo stato brado che assicurano carni eccellenti. Tra vigneti che disegnano le colline e terre fertili divise dal fiume Calore, nei secoli sono state selezionate le razze migliori ed un prodotto oggi presidio Slow Food. Qual è il segreto di questo rosso particolarissimo? Il segreto è questo papaolo, questo peperoncino tondo che esiste sia dolce che piccante e si produce solo a Castelpoto. I papaoli, l'oro rosso di Castelpoto. Sale, polvere di papaolo dolce o piccante, finocchietto, pepe, acqua agliata, gli ingredienti base, ma i sapori variano da vicolo a vicolo. Voi seguite ancora l'antica ricetta longobarda? Sì, più precisamente ogni famiglia ha tramandato nei secoli una sua ricetta segreta. Quindi oggi ogni famiglia produce una salsiccia diversa per colori e sapori. Questa è la stanza di una tipica casa di Castelpoto e guardate che meraviglia! Una lavorazione complessa, l'insaccatura in budello naturale, grande manualità come le salsicce lavate una ad una con l'aceto. La stagionatura è naturale e avviene attraverso il fuoco dei nostri camini. E le collane di salsicce prendono forma, stagionate sotto la quotidiana vigilanza dei produttori, pronte a deliziare i palati dai tempi dei Longobardi. Un'antica tradizione che oggi viene garantita da tutti i produttori di Castelpoto riuniti in consorzio. Sì, esatto, la volontà di riunirci in un consorzio nasce dalla voglia di far conoscere questa eccellenza gastronomica non solo alle comunità locali, ma anche a livello regionale, nazionale e quanto più possibile internazionale. Con un preciso disciplinare. Sì, che va dall'allevamento alla trasformazione del prodotto per far sì che rimanga il prodotto tradizionale di una volta. E voi state anche recuperando la razza dei maiali longobardi, il maiale nero. Sì, perché la qualità della carne è certamente superiore alle altre razze. Ma qual è il periodo migliore per assaggiare la salsiccia di Castelpoto? Il periodo opportuno per l'essiccazione va da ottobre ad aprile, però si può degustare tutto l'anno. La salsiccia ovviamente è protagonista della gastronomia, ad esempio contenuta in quella forma particolare di pane che si chiama ciabatta, oppure il latiana, un piatto che prende il nome da questo contenitore in creta, c'è carne di maiale, i peperoni castelpotani sotto aceto, le patate insaporite poi con le cipolle e il famoso fusillo castelpotano. Sì, sì, molto particolari per la loro forma cilindrica, perché incavati con questo ferretto e poi cucinati col sugo e con cotica e salsiccia di maiale, molto saporiti. Sapori che conoscevano già i Longobardi e allora voliamo alla conoscenza del borgo dei Longobardi. Furono i Longobardi a scegliere questo sperone di roccia per controllare la valle.
il Castrum Potonis, il castello del duca Potone, Castelpoto. Il supportico del museo etnografico dà il via all'itinerario longobardo che dal centro storico porta al fiume Calore, al ponte delle Maurelle, dove, secondo la tradizione, morì Manfredi al comando degli Svevi nella battaglia di Benevento. Con i Normanni il borgo raggiunge l'apice della potenza, una fortezza a guardia di Benevento da cui lo divide solo il Calore. Il terremoto del 1688 cambia la fisionomia del borgo. Il centro antico viene lentamente abbandonato, ma ad oggi rimane uno dei centri storici più estesi della Campania. Stiamo lavorando per un progetto di recupero che lo possa far diventare un'attrazione turistica di livello nazionale. Particolarissima la struttura del centro storico, la cinta muraria è un unicum per le stratificazioni che permettevano la difesa a livelli, con le alte mura del castello che rivestivano il costone roccioso. Nella chiesa seicentesca di San Nicola da Mira, la famiglia dei santi martiri Simplicio, Vittoriano e Costanzo, protettori di Castelpoto, è un'arte preservata dall'estinzione. Davide e Giuseppe sono tra i pochissimi costruttori di toselli in Campania, gli addobbi che abbelliscono le nostre meravigliose chiese. E questo è San Laureato. Non esistono altre sue statue in tutto il mondo perché è venerato solo a Castelpoto. Tradizioni antichissime che si stanno promuovendo al massimo nell'ottica di uno sviluppo futuro fondato sull'innovazione. Castelpoto, grazie alle nostre idee, ai nostri progetti, diventerà sempre più un borgo della cultura, un borgo di innovazione sociale e territoriale, una terra di resilienza dove sperimentare nuove forme di aggregazione sociale, progetti di economia civile e circolare. E allora noi vi lasciamo tornando con queste bellissime immagini nel regno della salsiccia longobarda, la salsiccia rossa di Castelpoto, presidio Slow Food, e vi invitiamo tutti a venire e provare di persona il gusto di questa che è una delle salsicce più antiche d'Italia.